fatto che spesso si confonde il problema del dimensionamento scolastico con l'erogazione del servizio sul territorio. E ripeto, nessuno vuole muovere le mura e le aule e le mura e i docenti stanno lì e continuano a fare il loro lavoro di servizio di istruzione. Se si deve insegnare la matematica alla terza liceo, si insegnerà la matematica alla terza di quel liceo, laddove quella terza attualmente sta. È soltanto un discorso legato alla direzione amministrativa, alla dirigenza e alla direzione amministrativa nel senso del segretario della scuola, che è figura unica come dirigente, quindi in qualche modo ne segue le stesse sorti, diciamo così, istituzionali. Da quando c'è l'autonomia scolastica, noi di ANP, abbiamo sempre detto laddove c'è una scuola ci deve essere un dirigente. E purtroppo questo non è stato mai così, non è stato mai vero, perché per vari motivi le norme si sono affastellate una sull'altra, sempre a fissare un numero minimo di alunni per poter avere l'autonomia e quindi la dirigenza a quella scuola. Ora la nuova legge invece fa un altro discorso, fissa un numero medio di alunni, è questo che forse diciamo così, l'opinione pubblica fatica a comprendere perché si tratta di passare dal minimo alla media. Se io fisso un numero medio di alunni, prendo il numero totale di alunni, mezzo milione all'incirca, quello che frequenta le scuole della Puglia, e lo divido per 961, ottengo 569 scuole. E quindi devo giocarmi, io Stato e Regione, 569 dirigenti su 569 amministrazioni scolastiche, ma non sedi scolastiche,